mattina. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città, abbiamo ceduto al richiamo della natura e siamo andati a vivere in barca. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per una nuova avventura ogni domenica. Nell'episodio precedente abbiamo navigato da Panarea a Lipari, dove oltre ad esplorare la graziosa isola abbiamo anche commesso un errore di valutazione che ci ha tenuti svegli una notte intera e ha causato qualche danno alla barca. Il meteo sta cambiando, Eolo e Nettuno hanno già iniziato a liberare le loro burrasche. E così, in fretta e furia, dobbiamo lasciare Lipari e le isole Eolie ed intraprendere il viaggio verso un porto sicuro. Ciao amici, abbiamo lasciato le Eolie, definitivamente abbiamo lasciato Porto Pignataro stamattina perché dobbiamo sfruttare l'ultima finestra utile per poter tornare verso la Sicilia orientale. Stanno arrivando fenomeni burrascosi, temporaleschi in queste zone anche sullo Ionio, quindi dobbiamo essere prudenti e rientrare finché abbiamo una finestra di bel tempo. In particolare stamattina ci siamo svegliati con cielo nuvoloso, pioggia, ma temperatura ancora calda, e questo è il segno del passaggio di un fronte caldo che lascia dietro di sé un settore caldo di tempo non particolarmente brutto prima che poi arrivi il fronte freddo con le burrasche, il vento forte e il tempo cattivo. Vedendo questi segni nel cielo abbiamo deciso di partire, di attraversare verso la terraferma, verso il nord della Sicilia oppure verso la Calabria e poi utilizzare l'unica finestra che speriamo di avere domani per attraversare lo stretto quando il mare non è troppo mosso e poi farci quel pezzo di Ionio verso Riposto. C'è una burrasca sul Tirreno meridionale più a ovest, c'è una burrasca sullo Ionio. Qui siamo nell'unico triangolo in cui non c'è vento, il mare è poco mosso. Quando lasciamo la sicurezza della vita quotidiana per intraprendere un viaggio, tendiamo a preoccuparci solo di come raggiungere la nostra destinazione. Valutiamo rischi, prendiamo decisioni, talvolta anche sofferte. Sbagliamo, ci rialziamo e lottiamo per arrivare alla meta. Lungo il percorso siamo convinti che una volta conquistata la nostra terra promessa, tutti i nostri sacrifici verranno ripagati da una condizione di durevole beatitudine. Ma è solo quando finalmente sbarchiamo sui lidi della nostra isola del tesoro che scopriamo la verità. La beatitudine è lì, ma non è durevole. Ed è proprio questo ciò che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle a Vulcano, Panarea e Lipari. La destinazione ci ha ripagati di tutti gli sforzi del viaggio, ma non ci ha offerto altro che una gloria momentanea. E solo ora ci rendiamo conto che spesso non è tanto la partenza per il viaggio a presentarci le sfide più difficili, quanto il ritorno. È come se, una volta lasciato il nostro posto nella tranquilla vita quotidiana, forze invisibili chiudessero il varco dopo il nostro passaggio e noi ce ne accorgessimo solo nel momento in cui proviamo a tornare indietro. E così, mentre puntiamo la prua su casa, nubi nere che sembrano impenetrabili si addensano sulla nostra rotta. In un istante ci crolla addosso la consapevolezza che il nostro viaggio ci ha portati molto più lontani di quanto pensassimo ed iniziamo a capire che quello che abbiamo fatto finora non è nulla in confronto a ciò che ancora ci aspetta. Il servizio meteo dell'aeronautica militare ha appena diffuso un avviso di burrasca per radio qui sul Tirreno meridionale. Noi dovremmo arrivare fra 2 o 3 ore a Milazzo, alla fine andiamo a Milazzo perché verso Scilla ci sono temporali, c'è il mare mosso e poi a Scilla c'è soltanto una boa e non c'è un porto, mentre Milazzo è un porto vero e proprio. E visibilità scarsissima, però le condizioni di navigazione sono buone. Guardando le nuvole, i temporali sul radar, sembra che non ci saranno temporali tra noi e la costa, mentre i temporali e la burrasca sono un pochino più a nord. Riusciamo anche a fare un po' di vela senza motore.
Pensandoci, queste condizioni ci avrebbero intimoriti se le avessimo dovute affrontare all'inizio della crociera verso le Eolie. Allora i venti a noi contrari erano intrappolati nell'otre di Eolo. Adesso, invece, si sono liberati e ululano minacciosi. Ma questa volta noi non abbiamo paura. Ponderiamo le nostre scelte e, forti di quello che abbiamo imparato, anche grazie ai nostri errori, abbiamo più fiducia in noi stessi. Ed è con questo spirito che tra un acquazzone e l'altro sfruttiamo quegli stessi venti per raggiungere il porto di Milazzo. Siamo ormeggiati, sistemati nel porto di Milazzo, Marina del Nettuno. Non sembra piovere più, quindi adesso andiamo a fare una passeggiata, andiamo fino su alla città alta a vedere un po' com'è Milazzo. Non è un caso che siamo approdati a Milazzo, perlomeno non noi che seguiamo la rotta di Ulisse. Si dice infatti che sia proprio qui a Milazzo che Ulisse approdò spinto dai venti contrari dell'otre di Eolo, si intrufolò nella spelonca eccelsa del ciclope Polifemo e lo accecò. Non solo questa, ma anche altre storie più recenti vivono ancora tra le mura di pietra della città di Milazzo, come quella della passione tra la figlia di un nobile ed un semplice soldato, per cui la fanciulla venne costretta a prendere i voti nell'antico monastero benedettino della città alta. Ma l'amore troppo forte la fece trasgredire ai voti e per punizione ella venne murata viva all'interno del monastero. Secoli dopo, il fantasma della giovane donna ancora vaga tra i corridoi del castello e passeggia sul bordo della scogliera. Come per Ulisse, anche per noi Milazzo non è che un luogo per una sosta breve. Poseidone, dio del mare, dà la caccia a noi naviganti, ancora adirato per lo sfregio a suo figlio Polifemo. E così, alle prime luci dell'alba, abbiamo mollato gli ormeggi, pronti ad affrontare l'ultima grande prova, lo stretto di Messina con meteo instabile. Siamo partiti stamattina da Milazzo, Marina del Nettuno, e adesso stiamo navigando con fiocco e motore. Non abbiamo tirato sulla randa perché sono previsti temporali, abbiamo dei nuvoloni proprio qua dietro e non vogliamo avere troppa tela fuori, vogliamo essere in grado di chiudere tutto velocemente. Navighiamo verso lo stretto di Messina, abbiamo una finestra per attraversare con le correnti favorevoli dalle 9 con un picco di corrente verso le 12. Le previsioni meteo non sono cattive, chiaramente è una navigazione un po' più impegnativa rispetto al solito perché ci sono burrasche tutte intorno a noi, quindi le onde si fanno sentire e ci possono essere colpi di vento, quindi dobbiamo essere sempre attenti. Però adesso speriamo che questo nuvolone qua dietro scarichi da qualche altra parte, comunque non si avvicini a noi. Ecco che le raffiche si fanno più intense, le onde diventano più grandi e ripide. Ed è qui che ci troviamo al culmine di tutto, in un luogo dove flussi contrapposti di energia si dispiegano tutto intorno a noi e ci attraversano. Quando ci voltiamo a guardare indietro, vediamo terre idilliache illuminate dal sole, posti che prima erano la nostra meta, poi ci hanno concesso riposo e ora appartengono al passato. Se guardiamo avanti, vediamo difficoltà che sembrano insormontabili, onde che frangono, dense nubi nere, tuoni e fulmini. E allora la paura ci assale e vorremmo tornare indietro, vorremmo girare la prua e raggiungere quei lidi soleggiati dai quali siamo partiti. Ma ormai è troppo tardi. Onde sempre più alte ci spingono in avanti. Il portale magico che abbiamo attraversato si è chiuso dietro di noi.
bende sono abbastanza alte, però ce le abbiamo in poppa. Non utilizziamo il pilota automatico, preferiamo timonare noi, perché almeno possiamo controllare meglio la barca e gestire un po' meglio le onde. Guardate. Ok, questa era grande. Enorme. Bravo. Comunque ci stiamo avvicinando allo stretto di Messina. Superato Capo Peloro, le onde siano un po' più gestibili. Dovrebbero. Ed eccoci giunti all'ultimo cancello, quello che separa il mondo straordinario che abbiamo esplorato da questo lato dalla vita quotidiana alla quale vorremmo ritornare. Per noi, il cancello è lo stretto di Messina, questa volta con sembianze molto più inquietanti rispetto a prima. Siamo pronti per entrare nello stretto. Dal manto scuro steso dagli dèi sopra il nostro capo inizia a scendere una pioggia fitta. Forse uno stratagemma per intimorirci. Questa ci mancava, il temporale nello stretto di Messina. Ma a guardarle bene, quelle goccioline sono in realtà molto simili a noi. Anche loro, partite dal livello del mare, si sono innalzate per raggiungere la loro meta, tra le nuvole. E ora affrontano il viaggio del ritorno verso questa grande distesa d'acqua. Come noi, anche loro, spinte da una forza incontrastabile, lottano per tornare a casa. Il temporale è passato, non è stato così terribile, soltanto un po' di vento un po' più forte e un po' di pioggia, ma non troppo. Adesso mi sa che ne arriva un altro qua. Intanto però dobbiamo stare attenti ai traghetti. Ok, ascoltiamo le comunicazioni radio delle navi per capire quando i traghetti partono, perché qui ci sono traghetti che navigano in continuazione tra Messina e Villa San Giovanni, e quindi dobbiamo stare attenti perché dobbiamo attraversare la loro rotta. Stiamo facendo 7 nodi. Quanta corrente c'è? Sono 3 nodi. 3 nodi, sì. Ok. Qual è il massimo che abbiamo fatto? 9 nodi. Altro piccolo temporale fuori. A quanto pare c'era un mulinello, un vortice dove c'era tipo 7 nodi di corrente, mi ha detto Messi. Non l'ho visto perché ero qua sotto, però niente, non è successo niente. Era un mulinello, un vortice? Più o meno, mare bollente. Mare bollente. E adesso preparo il pranzo, ho ancora un po' di naan, bread, pane naan e dal, quindi un po' una cucina indiana che ho preparato ieri, e è già pronto, quindi devo soltanto metterlo nei piatti. Stiamo sfrecciando a oltre 7 nodi con due mani di terzaroli, perché ci sono 25 nodi e con le raffiche arriva a 30, anche di più. Però la navigazione è molto confortevole. Abbiamo superato la prova più difficile di questo viaggio. Non solo perché noi e la barca siamo sani e salvi, ma perché abbiamo vinto le nostre paure e abbiamo una nuova forza, quella della consapevolezza. Abbiamo imparato che una volta lasciata casa, la parte più difficile del viaggio non è raggiungere la meta, ma tornare. È difficile perché trappole, insidie e tentazioni potrebbero irretirci e farci abbandonare l'idea di tornare a casa. Un po' come molteplici creature mitologiche hanno dirottato Ulisse da Itaca. Eppure, con la consapevolezza che questa avventura mi ha dato, mi sento di dire che il viaggio non può essere chiamato tale senza che vi sia il ritorno. Il nostro cammino, per quanto tortuoso, non sarebbe completo se non riuscissimo a trovare la via d'uscita dal mondo che abbiamo raggiunto, anche se quel mondo è idilliaco. Forse la dimensione adatta a noi esseri umani, almeno per ora, non è la meta,
non è un luogo di beatitudine eterna, ma è il viaggio, un percorso di tribolazioni e sfide. E forse qualche istante di beatitudine in questa nostra dimensione terrena lo possiamo trovare nelle stesse sfide che affrontiamo, inneggiando al cambiamento e all'esperienza. Questo ho provato lì, in mezzo allo stretto sotto la pioggia battente. Una volta vinte le paure, rimane solo la gioia della nostra impresa e la consapevolezza che sì, noi esseri umani ce la possiamo fare. Ed è guardando al nostro viaggio che ci rendiamo conto che in realtà anche il ritorno non è quello che comunemente intendiamo. Non stiamo andando indietro, ma avanti. Nel ritorno da qualsiasi avventura c'è sempre qualcosa in più rispetto all'andata. E quel qualcosa in più è dentro di noi. Nella vita non si può mai tornare indietro. Si può solo avanzare, proseguire nel viaggio. E a ben vedere, tutta la nostra esistenza non è che un cammino proteso in avanti, fino a quell'ultimo giorno nel quale ci attende un grande ritorno, che ci porterà ancora più avanti. Grazie per essere rimasti a bordo di Alba durante il nostro viaggio in questi mari leggendari. Vi auguro di riuscire sempre a trovare in voi non solo il coraggio per partire, ma anche e soprattutto la forza di tornare.